Sì, in questo momento siamo totalmente frastornati perché io sto solo pensando a loro e basta, sto pensando ai due figli che ho qui in azienda, perché la nostra è una famiglia, cioè siamo un gruppo di ragazzi che lavorano tutti assieme e credetemi, in questo momento io sto solo pensando a loro e alle loro famiglie e basta, non sto pensando a nient'altro. Senta, per non dire inesattezze, l'orario più o meno e che cosa è successo? Guardi, l'orario era circa sulle 2, 2 e un quarto, cosa sia successo lo dobbiamo ancora capire, ma credetemi che per noi in questo momento ci sono solo i nostri due ragazzi e basta. Non so dirvi di più perché in questo momento sto solo pensando a quel ragazzo che in questo momento sta lottando contro la vita e basta. Ecco come sta. Ho chiesto in continuazione, mi dicono che è stabile, e gli stanno facendo delle TAC, di più credetemi, non so nulla. Loro stavano lavorando in un'autoclave, quindi stavano pulendo. Io da quello che sto capendo stavano lavorando in un serbatoio, uno è andato dentro e l'altro è entrato a soccorrerlo, questo è quello che io so in questo momento. Non so nulla di più, anche perché, credetemi, la nostra è una famiglia, cioè sono dei ragazzi giovani che sono cresciuti con me, con l'azienda, e quindi... Quindi erano tanti anni che erano con voi? Assolutamente sì, ma è gente nostra, cioè sono ragazzi nostri che sono cresciuti con noi, quindi faccio fatica a parlare, credetemi. Ma chi si è accorto? Perché? Ma dei ragazzi lì abbiamo provato subito ad aiutarli, ma... La situazione non era facile, quindi anche per noi non era, in quei momenti lì non hai neanche la lucidità, perché è come tu abbia dentro un figlio, cioè non è che ci sono tante cose da dire, scusatemi.